Desmond Lucky se ne andò, o Segale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. O Segale l'ha spogliata, era sveglia ma aveva gli occhi girati all'insù e hanno avuto un rapporto sessuale completo. Poi la ragazza voleva andare via a casa a Roma, perché aveva il treno, disse che se no l'avrebbe denunciato. Ebbero una colluttazione, si sono spinti, o Segale le diede una coltellata all'altezza del fegato e dopo una prima coltellata Pamela cadde a terra. È il racconto del pentito Vincenzo Marino, ascoltato come super testimone dell'accusa nella seconda udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di Pamela Mastropietro. Marino riporta le confidenze raccolte in carcere da O Segale, il nigeriano imputato e accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana, quando ad Ascoli furono detenuti insieme per un breve periodo. Pensando che dopo averla coltellata Pamela fosse morta, O Segale mi raccontò che andò ai giardini di Az per chiedere, invano, l'aiuto a un connazionale, poi tornò a casa, convinto che la ragazza fosse morta, e la squartò iniziando dal piede. La ragazza iniziò a muoversi e lamentarsi e gli diede una seconda coltellata, afferma ancora il pentito che racconta l'incontro in carcere il presunto assassino, l'8 luglio afferma Marino spiegando che lui e O Segale erano detenuti a circa 4 metri di distanza uscì dalla mia cella e vidi O Segale di fronte alla sua cella. Gli dissi, racconta il pentito, cornuto, pezzo di metri, che facesti? In carcere lo chiamavano macellaio, continua, gli ho lanciato una bottiglia. Poi, ha continuato il pentito, fummo divisi e secondo la sua ricostruzione fu stabilito per loro due il divieto di incontro, ma, nonostante ciò, continuarono a incontrarsi. Un altro detenuto, giorni dopo, venne a dirmi che O Segale voleva chiarirsi, che si voleva riappacificare, ha continuato il test spiegando che il nigeriano parlava italiano. Mi chiamava zio, ha aggiunto spiegando che in carcere zio è una persona che merita rispetto nei confronti di altri detenuti. Sono andati a comprare una siringa, e sono andati a casa, O Segale, Desmond Lucky, la ragazza per consumare un rapporto a tre perché Desmond Lucky e O Segale volevano stare con la ragazza, afferma ancora Marino affermando che inizialmente mi disse, che con l'omicidio non c'entrava lui, ma altre persone, O Segale mi raccontò che la ragazza si era fatta di roba, Desmond si avvicinò per approcciarla, e la ragazza lo respinse, Desmond Lucky gli diede uno schiaffo e la ragazza cadde a terra e svenne. Poi Desmond Lucky se ne andò, continua. Quanto a eventuali complici, il pentito sottolinea, non fece il nome di nessuno. Punto dopo averla fatta a pezzi l'aveva lavata con la varechina perché così non si sarebbe saputo se era morta di overdose o assassinata, ha continuato Marino affermando ancora che O Segale gli disse che aveva un sacco in frigo dove mettere i pezzi, ma che non ci andavano, e che l'ha dovuta tagliare e l'ha messa in due valigie. Chiamò un taxi, ma mentre era in auto la moglie lo chiamava ed è andato nel panico, ha proseguito il pentito rispondendo, a una domanda su O Segale e i presunti rapporti con la mafia nigeriana, che l'uomo gli disse che era uno dei referenti dei nigeriani a Macerata, a livello sia di prostituzione che di stupefacenti. Disse che faceva riferimento a Padova e Castel Volturno, ha aggiunto punto news by Adn Kronos.
www.adincronos.com.